Ciao, io sono Taika e oggi proviamo a registrare il video dei top e dei flop del 2015. Proviamo a registrare perché questo video ho già provato a registrarlo tipo tre volte, soltanto che sto facendo esperimenti con la nuova macchina fotografica. E quindi alcuni sono usciti un pochettino malino. Questo però, se tutto va bene, dovrebbe uscire tranquillo. Video dei top e dei flop, nel senso che in questo video vi farò vedere tutti i libri o i manga e anche gli scrittori che mi sono piaciuti di più nel 2015. Vi parlerò anche dei flop, ossia dei libri, degli autori e dei manga che mi sono piaciuti di meno, però non ve li farò vedere perché io non li ho più in libreria. Sono una persona alla quale non piace assolutamente avere in libreria libri che non ha apprezzato, manga che non ha apprezzato, quindi ve li citerò e basta. La prima autrice che ovviamente non potevo non citare è Alessia Coppola. Devo dire che praticamente mi è piaciuto tutto quello che ho letto di suo. Alice from Wonderland in particolare è una fiaba che ha come protagonista, come si può intuire, Alice del Paese delle Meraviglie, però una Alice che Lewis Carroll ha fatto venire nel nostro mondo. È una storia veramente ben scritta, con dei personaggi molto molto belli, ed è il primo romanzo in assoluto che mi ha fatto amare un antagonista. Infatti, se devo scegliere l'antagonista migliore di tutto il 2015, non posso che scegliere Algar, perché mi ha assolutamente stregato e probabilmente... Sì, è l'unico antagonista che io abbia mai amato, perché io in genere sto sempre dalla parte del bene. In questo caso Algar è stupendo, non si può non preferire lui. Altro autore, ve ne ho già parlato alla nausea, Terry Pratchett. In particolare questo è il primo volume della saga delle guardie, che fa parte del ciclo di Mondo Disco. Terry Pratchett è un autore fantasy, però che scrive fantasy un po' diversi dal solito, un po' molto diversi dal solito. I suoi libri infatti possono essere definiti delle parodie del fantasy normale, del fantasy tradizionale. Di suo ho letto anche un volume della saga delle streghe e sinceramente vorrei riuscire a leggere molto di più di suo nel 2016. L'unico problema è che in italiano è stato tradotto veramente veramente poco. Bisogna anche prendere in considerazione il fatto che i suoi libri sono pieni di giochi di parole. Anzi, direi che la caratteristica principale della sua scrittura sono i giochi di parole. Conseguentemente, tradurli sicuramente non è così semplice. Quindi, se tutto va bene, proverò a leggere qualcosa in lingua originale, altrimenti cercherò quello che è stato tradotto di suo. Tra l'altro, questo autore è un autore che va a braccetto con Neil Gaiman. Infatti, insieme hanno anche scritto un libro, Buon Apocalisse a tutti. Anche quello ho letto quest'anno, che però purtroppo non ho ancora in versione cartacea, perché l'avevo preso, non so neanche io per quale motivo, in versione digitale. E adesso, prima voglio di quel libro assolutamente la versione cartacea, e probabilmente sono gli autori che più ho apprezzato in quest'anno. Altra autrice scoperta quest'anno è Agatha Christoph. In particolare ho letto Trilogia della città di Kappa, composta del Grande Quaderno, La prova e La terza menzogna. Questo libro è stata una scoperta straordinaria. L'ho preso a un mercatino dell'usato, non so neanche io perché, non conoscevo l'autrice, proprio completamente a caso, ed è stata una lettura stupenda. Sia per la scrittura della Christoph, che è molto coinvolgente, sia per la trama, perché è qualcosa di assurdo che io non avrei mai immaginato. Leggere questo libro, a parte il fatto che non sono assolutamente riuscita a staccare gli occhi dalle pagine, è stata un'esperienza a metà tra il terrorizzante e il fantastico, anche perché quando si arriva alla fine non riesci neanche a capire perché, come. I protagonisti di questo romanzo sono due ragazzi che vivono durante una guerra. Una cosa particolare è che soprattutto nel primo, soprattutto nel Grande Quaderno, non vengono dati nomi di nessuno, soltanto dei soprannomi, però non c'è niente di identificativo di una persona.
Nonostante questo vengono caratterizzati veramente tantissimi personaggi. Non saprei neanche come parlarvene di questo romanzo, non mi ricordo se ho fatto una recensione o meno, nel caso ve la linko qui sotto perché effettivamente ora l'ho letto da parecchio tempo. L'unica cosa che mi ricordo fortemente di questo romanzo è, oltre che la trama e i colpi di scena alla fine, che ovviamente non vi dirò, è quanto mi abbia lasciato a bocca aperta, sorpresa e felice, perché è un tipo di libro che non avevo assolutamente mai letto e che mi piace veramente tantissimo. Quindi questa sicuramente sarà un'autrice che nel 2016 vorrò approfondire decisamente di più. Continuando con le autrici, ovviamente non potevo non tirare in ballo per questo top dei libri del 2015 Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fanny Flagg. Anche perché in questo libro, così come in Alice from Wonderland c'era il mio antagonista preferito dell'anno, qua c'è sicuramente la protagonista preferita dell'anno. Non sto a ripetervi completamente la trama, perché anche di questo libro ve ne ho parlato parecchio, sia qui sul canale che sul blog. La protagonista di questo romanzo si chiama Edge, vive nel 1930 e, oltre ad avere una relazione omosessuale con Ruth, è anche amica di persone di colore che tra l'altro lavorano nel suo caffè. Ovviamente tutte cose che nel 1930 in America non erano sicuramente accettate. Nonostante questo, la sua forza, il suo coraggio, la sua ironia è qualcosa che mi ha veramente fatta innamorare, sia del romanzo che appunto di lei. Il gatto sta facendo danni, se sentite casino, sappiatelo. Ormai dovreste esserci abituati. Quindi sicuramente anche questa autrice è un'autrice che voglio riuscire a conoscere meglio nel 2016. Anche questo caso è una scoperta perché è un libro che mi hanno regalato e io non conoscevo minimamente. A quanto pare è molto famoso il film di questo libro, nel quale tra l'altro nel quale ho anche scoperto che la storia d'amore tra Ruth e Edge non è neanche stata inserita, loro sono soltanto due amiche, non vedo il motivo, comunque strano che facciano cose del genere con i film. Comunque questo libro è qualcosa di spettacolare. Infine, ultimo autore scoperto quest'anno è Jostein Garden. Il mondo di Sofia è l'unico libro al mondo che poteva farmi appassionare alla filosofia. In questo libro la narrazione si alterna a parte di saggistica, infatti i protagonisti viene insegnata la storia della filosofia e noi leggiamo ciò che viene insegnato ai protagonisti. Non solo, la storia della filosofia e il pensiero dei filosofi viene spiegato anche tramite le cose che succedono in questo romanzo. Pensavo che fosse molto più noioso, mentre invece il risultato è veramente una storia molto appassionante. Soprattutto nei colpi di scena che ci sono tra la metà e il finale, che servono veramente per spiegare alcuni concetti di filosofia che l'autore trasmette nel romanzo, ma che rendono anche la storia veramente molto molto intrigante. Jostein Garder è un autore che sinceramente mi ha colpito veramente molto, per questo motivo ho già recuperato altri due libri suoi, di cui uno l'ho già letto, che si intitola In uno specchio, in un enigma. In questo caso, in quel caso il libro non mi è piaciuto così tanto, non mi è piaciuto tanto quanto questo, però ho trovato la scrittura di Garder comunque molto molto piacevole. Infatti l'altro libro, L'enigma del solitario, probabilmente sarà una tra le prime letture del 2016. Dopo le nuove scoperte andiamo a vedere un attimino gli autori invece che sono stati confermati. Tra gli autori confermati ovviamente non potevo non citare Bianca Pizzorno. Bianca Pizzorno è in particolare Extraterrestri alla pari. Questo libro lo stavo cercando da anni e non riuscivo assolutamente a trovarlo. Sono riuscita a recuperarlo tramite IBS, questa è l'unica versione da quel che so che ne è rimasta di questo libro. Tra l'altro non capisco questa passione in Italia di mettere fuori produzioni libri, comunque sorvoliamo. Questo libro è un libro che ha accompagnato la mia infanzia, che io ho adorato, e sinceramente quando ero più piccola pensavo che fosse molto molto estremizzato. Come vi ho già detto in milioni di altri video e anche sul blog, il protagonista di questa storia
e un alieno, Mu, che viene per uno scambio interculturale sulla Terra, e sul suo pianeta di origine i bambini non sanno il loro sesso sino ai 25 anni, se non erro. Ovviamente arrivato qua sulla Terra si ritrova invece a fare i conti con una famiglia che non sa come trattarlo se non si sa se è maschio o femmina. Come vi ho già detto, quando ero più piccola io l'ho trovato molto estremizzato, l'ho trovato molto divertente e sinceramente neanche molto realistico. Ora purtroppo mi rendo conto che io semplicemente ho avuto una bella infanzia in cui i miei genitori non mi hanno mai incanalato verso atteggiamenti prettamente femminili, mentre mi sono resa conto che esistono molte famiglie, molte persone che ancora canalano fortemente il comportamento delle bambine o dei bambini verso la direzione femminile o maschile. È una cosa che secondo me è assurda, perché si è bambini e pensare che i giochi siano per maschi e per femmine, probabilmente per come sono state educate, è un qualcosa di totalmente assurdo. Questo modus operandi è molto più presente di quanto io non credessi. Tra l'altro il libro è stato scritto nel 96 e l'autrice parla di un periodo ancora precedente al 96, quindi sinceramente mi aspettavo che fossero cose decisamente superate, e a quanto pare non è così. Fatto sta che la scrittura di Bianca Pizzorno è fantastica, è una scrittrice per l'infanzia che io ho adorato e adoro. Ve l'avevo già citato prima, ovviamente tra gli autori dell'anno e tra i libri dell'anno non poteva mancare qualcosa di Neil Gaiman, non poteva mancare Neil Gaiman. Il libro più bello suo che ho letto quest'anno probabilmente è American Gods. American Gods parla di dei creati dagli uomini, dei antichi e dei moderni, rivali tra di loro. Quindi troviamo dei greci, dei egiziani, dei norreni e dei moderni come la televisione, il denaro o i soldi. Lo stile cupo e direi anche gotico della scrittura di Gaiman a me fa impazzire, mi piace da morire e mi coinvolge veramente tantissimo. È lo stesso stile che si ritrova in tutti i suoi romanzi, perlomeno in quelli che io ho letto sinora. Ed è qualcosa che a me piace da morire, quindi sicuramente questo autore, oltre che essere il migliore dell'anno, è anche tra i migliori in assoluto. Finiamo con la parte top dei libri, con Il Signore degli Anelli. Ve ne ho parlato anche da poco, Tolkien lo conoscevo già con Lo Hobbit, e ritrovare lo stesso mondo e gli stessi personaggi più o meno in questi romanzi è stato qualcosa di spettacolare. È stato un po' come tornare a casa di vecchi amici dopo tanto tempo e chiedergli tipo come state, come sta andando. È stata un'esperienza veramente molto 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 bella. Inoltre adoro la scrittura di Tolkien, adoro le sue descrizioni, adoro il suo intersecare il racconto e il romanzo con le canzoni. È qualcosa che mi coinvolge completamente e mi trasporta all'interno della storia come veramente pochi altri autori riescono a fare. Avevo una paura matta di leggere questo libro, perché di questi libri, perché avevo terrore che fossero veramente troppo pesanti per me, e invece è stata una lettura scorrevolissima. Fin troppo, perché secondo me questo è un libro che ha bisogno di tempo per essere letto, non va divorato, va gustato a piccoli passi. E ora non mi resta che recuperare tutto il resto dei romanzi di Tolkien, che da quel che so sono un'infinità, però ho già in casa il Silmarillion, ma anche quello mi fa paura, anche perché da quel che ho capito si tratta di un'epica e nel caso aveste dei consigli su cosa prendere dopo Il Signore degli Anelli di Tolkien, scrivetemelo, perché mi farebbe molto piacere avere dei consigli in questo caso. Ora passiamo ai manga e graphic novel. Tra le graphic novel non posso non nominarvi Rughe di Paco Roca. Questa è la graphic novel che più di tutte mi ha fatto emozionare quest'anno, mi ha fatto piangere tantissimo e mi ha raccontato una storia che sicuramente non mi sarei mai immaginata potesse essere così coinvolgente. I protagonisti sono Emilio e Miguel. Emilio, che soffre di Alzheimer ed è per questo stato lasciato dalla famiglia in una casa di riposo, in quanto la famiglia non aveva più le capacità di occuparsi di lui, e Miguel invece si vanta di non essersi mai affezionato a nessuno in tutta la sua vita. È stata una lettura estremamente coinvolgente, e questo lo si può capire già dalla copertina, che io personalmente adoro, perché dovrebbe riuscire a vedersi.
è una rappresentazione grafica di quello che succede con l'Alzheimer ed è veramente una storia dolcissima e tristissima che probabilmente strapperà pezzettini di cuore, però merita tantissimo. Prima di passare ai due autori giapponesi, vorrei citare un manga che mi sono resa conto di non aver quasi mai nominato. Ed è un manga che invece mi è piaciuto veramente tanto durante l'anno. È scritto e disegnato da due ragazze italiane, Federica Di Meo e Lisa Hansen. È una storia che a me ha coinvolto veramente tantissimo, con dei disegni che, come potete vedere anche soltanto dalla copertina, sono veramente stupendi. Nel mondo di questo manga ci sono delle persone capaci, tramite insonnia, di far avverare i desideri. Insieme ai protagonisti di questa prima serie andremo a vedere come si costruiscono i insonnia, che sono dei mulini tramite i quali vengono esauditi i desideri. I protagonisti e i personaggi che li costruiscono, le loro storie e i loro segreti. Questo solo nella prima serie, perché sono finalmente riuscita a recuperarmi il primo volume della seconda serie, che però ho appena iniziato. Questa prima serie si intitola Artifici dei Sogni, mentre la seconda I Giochi del Serpente. Io non posso che consigliarveli entrambi, perché è una storia veramente molto, molto intrigante e a me ha totalmente conquistato. Tra l'altro è brevissima, sono quattro numeri a serie, quattro numeri sia questa prima che la seconda. Quindi io adesso non vedo l'ora di finire la seconda e poi penso che ve ne parlerò meglio in un futuro video in cui vi parlerò dei miei manga e dei miei fumetti preferiti. Sono sicura che i manga che sto per citare sapete già quali sono, perché ve ne ho parlato anche in questo caso fino alla nausea. Ovviamente Fullmetal Alchemist di Hiro Murakawa. Questo manga è spettacolare e non poteva non essere il migliore dell'anno. L'ho conosciuto prima di tutto come anime, di cui ne esistono due versioni però. Una molto molto anacquata, da quel che so, perlomeno perché non l'ho vista, e l'altra, Brotherhood, che invece è quella che segue più fedelmente il manga. Per quello che ho letto sinora, perché sono arrivata soltanto sino al numero 12 e se non erro sono 24, e per quello che ho letto sinora è veramente molto fedele. Questo manga ha dei personaggi e una trama stupendi. I protagonisti sono due fratelli, Alphonse ed Edward. Nel mondo di questo manga esiste l'alchimia e persone che la sanno utilizzare. L'alchimia caratterizza per la possibilità di trasmutare un elemento in un altro se sono presenti quei determinati componenti. Gli alchimisti fanno anche parte dell'esercito e vengono utilizzati ovviamente per combattere con delle armi superiori. Edward ed Alphonse decidono di utilizzare l'alchimia che hanno imparato dai libri del padre per riportare in vita la madre, quindi si procurano tutti gli elementi che compongono il corpo umano e cercano di riportare in vita la madre. Ovviamente questo non è possibile perché l'essere umano non è soltanto fatto di materiali ma anche un'anima. Durante il processo di trasmutazione Alphonse perde il suo corpo e Edward perde una gamba. Per riuscire a riportare indietro almeno l'anima di Alphonse, Edward darà come pegno per la trasmutazione un braccio e riuscirà a legare l'anima di Alphonse a un'armatura. Ci sono parti veramente molto divertenti in questo manga, che però si alternano a scene e a scene strazianti. Ci sono dei personaggi, tutti i personaggi sono estremamente caratterizzati ed è difficile non affezionarsi ad ognuno di loro. Io personalmente, come probabilmente avete notato, lo adoro ed è sicuramente, credo che sia in assoluto il manga più bello letto quest'anno. Infine non poteva mancare neanche Genius Family Company. È un manga molto diverso da quelli che sono solita seguire, perché si parla del Giappone negli anni 90, quindi durante la crisi economica è una situazione molto precaria. Il protagonista è un ragazzo di 17 anni, è un genio con la passione per la finanza. In questo manga viene raccontata una saga, una storia familiare che spesso e volentieri sfiora l'assurdo, sia perché i protagonisti si trovano ad incrociare persone
ricchissime o comunque famose senza neanche rendersene conto, sia per la conseguenzialità degli eventi. È un manga che, come molti dei romanzi di cui vi ho citato prima, ho preso totalmente per caso e mi è capitato in mano totalmente per caso, eppure anche in questo caso è stata una scoperta veramente piacevolissima. Vengono anche messi a confronto due stili di vita completamente diversi, ossia quello dell'impiegato e dell'amante della fidanza, e invece uno stile di vita molto più semplice, basato più sui rapporti interpersonali che non sul guadagno. E in realtà non viene visto come giusto o sbagliato nessuno dei due stili di vita, semplicemente vengono fatte vedere persone che hanno abitudini e passioni completamente diverse, senza metterli a confronto o giudicare l'uno giusto e l'altro sbagliato. E forse questa è una tra le cose che più mi è piaciuta, perché ha dato la possibilità di conoscere dei personaggi completamente diversi tra loro, senza per forza dover giudicare l'uno o l'altro. E questi erano i libri, i manga e gli autori più belli del 2015. Per i peggiori non potrò farvi vedere le copie cartacee, perché non le ho. Io non amo tenere i libri che non mi piacciono. In questo caso inizio dai manga, perché è soltanto uno, ed è Il canto delle stelle. Questo romanzo l'avevo comprato perché l'autrice, Natsuki Takaya, è la scrittrice di uno tra i miei manga preferiti, ed è anche il primo manga che io abbia mai letto, ossia Fruit Basket. Quindi quando l'ho visto ho subito pensato che potesse essere una storia altrettanto bella. In realtà ho letto i primi volumi e non mi hanno minimamente coinvolto, non capivo né i personaggi né la trama, quindi ho preferito abbandonarlo, ed è probabilmente anche il primo manga che io abbia mai abbandonato. Questo tra l'altro è uno dei motivi per i quali io non adoro prendere altri libri, in genere non adoro prendere altri libri di autori che mi hanno appassionato. Ho paura che poi il secondo libro che leggo, in questo caso il secondo manga, non mi appassionino come il primo e quindi che poi ci rimanga male. Anche i libri fortunatamente non sono tantissimi. Sicuramente forse il più brutto letto quest'anno è L'arte di ascoltare i battiti del cuore di Jean-Philippe Lavid, se non erro, ed è una storia che mi ha totalmente deluso, sia per come veniva trattato l'amore in quel romanzo, sia per la scrittura ho trovato totalmente insulsa, e in generale è un libro che, oltre a non avermi detto niente, mi ha anche infastidito parecchio. Quindi credo che in questo caso tra le poche volte che posso dire con certezza che è il libro peggiore che io abbia letto quest'anno. Tra gli altri libri che purtroppo devo mettere nei flop, sicuramente c'è anche Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, che lo so che tutti voi avete amato, però a me sinceramente non ha conquistato minimamente, anzi anche in questo caso è un libro che mi ha infastidito parecchio. Ho odiato tutti i personaggi, tutti, sia il protagonista che l'amico. Per me sono stati odiosi, ovviamente per due motivi completamente diversi. Uno, perché è un codardo, che probabilmente è tra le caratteristiche che odio di più nelle persone, e non mi importa granché che poi lui si possa essere pentito o meno, resta il fatto che quando ce n'era bisogno è rimasto codardo. L'amico perché è troppo buono, è fuori di testa come comportamento, è... non l'ho sopportato, non sopportavo il suo non fare niente e il suo essere sempre accondiscendente con tutto. L'ho odiato uguale, ho odiato il padre del protagonista. L'unica parte che ho trovato interessante e anche abbastanza coinvolgente sono le ultime 20 pagine, in cui, non lo dico perché magari se non l'avete ancora letto potrebbe essere uno spoiler, anche se più o meno come va la storia si capisce dalle prime 50 pagine. Fatto sta che negli ultimi 30 pagine entra in gioco un personaggio che dà un minimo di spessore alla storia e che quindi me l'ha fatto apprezzare maggiormente. Altro libro che non mi è piaciuto è I dolori del giovane Werther di Goethe.
In questo caso ho apprezzato la scrittura, ma anche in questo caso il personaggio principale mi ha fatto imbestialire, l'ho odiato completamente. Non l'ho sopportato in niente. Tutta la sua filosofia sull'amore, sul come il comportarsi, sul mi facevano venire l'orticaria, e quindi è un libro che ho portato a termine. Tutti questi sono... Vi cito ovviamente soltanto i libri che ho portato a termine, non vi cito i libri che ho lasciato a metà. Forse gli si può dire che almeno un minimo di interesse per capire dove vuole andare a parare c'era. Però proprio minimo. Fatto sta che anche I dolori del giovane Werther mi ha profondamente annoiato e deluso, quindi sicuramente fa parte dei flop del 2015. Infine, se nei top ho fatto tante scoperte completamente per caso, ne ho fatto anche per i flop. Un'autrice in particolare è Scarlett Thomas. Con gli sconti a 99 della Newton avevo comprato due suoi libri, di cui per ora ne ho letto soltanto uno, ossia Che fine ha fatto Mr. Y. Questo libro probabilmente è una tra le cose più brutte che io abbia mai letto, sia per la scrittura sia per i personaggi. È stato un qualcosa di veramente assurdo, paradossale e neanche divertente. Il romanzo è un misto tra filosofia e fisica, tra mondi in cui esiste una zona, la troposfera, anche se in realtà in teoria dovrebbe chiamarsi noosfera, per quello che ho studiato io perlomeno, ma non so se è l'autore o il traduttore che hanno citato termini a caso, in cui vivono elementi mistici, dei e cose del genere. Ve ne ho fatto una recensione, vi lascio la recensione qui sotto. Di questo libro ho praticamente dimenticato tutto. È stato talmente tanto assurdo leggerlo e cercarne anche un senso, che probabilmente non c'era, era soltanto una cozzaglia di cose a caso, dei personaggi costanti, giusto per cercare di dare una sorta di filo che non esiste. Quindi sicuramente anche che fine ha fatto Mr. Y probabilmente va a braccetto con L'arte di ascoltare i battiti del cuore come i libri peggiori che io abbia mai letto. Infine, un libro che però non so se rientri tra i flop o meno. Diciamo che il libro lo faccio rientrare tra i flop, ma non faccio rientrare tra i flop l'autore. Perché? Perché la scrittura dell'autore era decisamente meglio di quello che mi aspettassi, però la trama del romanzo, i personaggi, sono rimasti totalmente inspiegati per me. Sto parlando del Prigioniero del cielo di Zaffon. Zaffon è uno di quegli autori che a me ha sempre terrorizzato e che io non ho, per un motivo o per l'altro, è uno di quegli autori che non mi ha mai ispirato. Ho dovuto leggere un suo libro per il gruppo di lettura, soltanto che abbiamo iniziato da Il prigioniero del cielo, che io poi ho scoperto essere il terzo di una trilogia che, per quanto l'autore dica completamente slegata, in realtà non lo è, perché si viene a sapere il passato di alcuni personaggi che, se non hai letto il libro o i libri precedenti, non riesci a capire. E soprattutto non te ne frega niente. Perché secondo me, per me il problema principale è stato quello, il fatto che a me di ciò che stava succedendo a quel personaggio non interessava praticamente niente, perché non l'avevo conosciuto, non sapevo niente di lui. E invece altre persone che hanno letto tutti e tre i romanzi l'hanno apprezzato molto di più. Probabilmente anche perché sapevano chi erano quei personaggi, perché gli stavano succedendo determinate cose. Quindi diciamo che è un autore che non boccio completamente, ma che lascio con il forse. Sono indecisa se procurarmi i volumi precedenti e provare a vedere se, leggendo i volumi precedenti, rivaluto questo romanzo, o comunque se quei romanzi mi piacciono un pochettino di più, perché comunque mi ha lasciato molto curiosa di capire qualcosina di più. È un autore che ora come ora non saprei assolutamente valutare. Bene, devo aver fatto tipo un video di
40 minuti. Spero di non avervi annoiato. Quindi per questo video è tutto, un saluto e buone letture. Ciao!